Siamo soltanto all'ottava di andata, ma la classifica ci induce a definire come sfida salvezza quella che al Tommaso Verì oppone i padroni di casa del San Vito 83 alla matricola Real Casale. Un punto divide le due contendenti, entrambe attestate nella pericolosa zona play-out, ma i ragazzi di Mister Anzivino attraversano un buon momento con le due recenti vittorie consecutive che fanno ben sperare in una decisa inversione del pericoloso trend negativo iniziale. I biancazzurri del presidente Catenaro, ancora alle prese con la lunga lista di indisponibili, vogliono tornare a correre dopo i recenti inciampi che hanno fruttato un solo punto nelle ultime tre gare disputate. Il San Vito parte bene con la temibile penetrazione in area di Delle Donne, che preferisce cercare la soluzione personale ma si spinge a ridosso della linea di fondo e non può calciare adeguatamente all'indirizzo della porta giallorossa. Al dodicesimo Cardone cerca la soluzione da fermo con la sfera che si spegne alla sinistra di Giacone, comunque sulla traiettoria. La gara si sblocca al ventunesimo grazie a Delle Donne, che porta i padroni di casa a condurre con un'azione in tre mosse. Lungo rilancio di Marino, sponda aerea di Pompilio e anticipo di Delle Donne, che è lesto a scavalcare Giacone in uscita e a depositare la sfera nella porta rimasta incustodita. Il Real non riesce a trovare sbocchi adeguati dalle parti di Marino, sostanzialmente inoperoso nel primo atto della sfida, che va a concludersi con un paio di interessanti opportunità dei padroni di casa a caccia del bis della tranquillità. Al 36esimo l'estremo ospite allontana lo spiovente da fermo di Cardone, che Diei non riesce a sfruttare nella ribattuta, e poco prima del rientro negli spogliatoi registriamo anche la conclusione in porta di Pompilio, ma è debole e telefonata per Giacone, che blocca la sfera in tutta tranquillità. La ripresa si apre col botto, ma a sorridere è il Real Casale, che fa male al primo vero affondo dalle parti di Marino, castigato da Napolitano a una manciata di secondi dal riavvio, con una veloce ripartenza imbastita da Scubin e finalizzata dal numero 9 Casalese, che supera Catenaro e va poi alla conclusione vincente da posizione favorevole. Marino prova ad intervenire, ma la sfera si spegne nell'angolo alla sua destra. Delle Donne prova a suonare la riscossa, ma il suo tentativo dal vertice d'area è da dimenticare. Il Real, rinfrancato dal pareggio, è più intraprendente rispetto ad una prima frazione evanescente e al dodicesimo torna in zona d'attacco con Scubin, anche se il suo pretenzioso tentativo a lunga gittata non fa sobbalzare più di tanto l'estremo di casa, che blocca in scioltezza. Ed a un rilancio dello stesso estremo sanvitese, Delle Donne è protagonista di una scorribanda sul corridoio di sinistra e di un temibile spiovente al centro che mette in apprensione l'estremo del Real. Calamorosa opportunità sciupata dai giallorossi, con Di Nardo che getta alle ortiche un succulento invito di Scubin. Poco prima della mezz'ora la truppa di Mister Jezzi si rivede con il neo entrato Ebuel, che dal vertice d'area spedisce a fil di palo. Pericolo per Marino, che rischia sulla battuta di Scubin di poco a lato. Il San Vito spara le ultime cartucce nelle battute che precedono il novantesimo, ma Catenaro e Delle Donne non creano grandi problemi a Giacone e compagni. Il Real cerca il colpaccio nelle fasi di recupero, ma anche Di Nardo e l'avanzato Luongo non rappresentano dei veri pericoli per la retroguardia sanvitese. La gara si chiude con un pareggio che allunga la striscia positiva del rigenerato Real Casale, ma che non entusiasma più di tanto la squadra di casa. Siamo con Alberto Jezzi, allenatore del San Vito. Mister, un commento su questa partita? Ma guarda, una partita probabilmente dai due volti, primo tempo meglio noi, secondo tempo sicuramente meglio loro, noi siamo calati e purtroppo il risultato non ci soddisfa, sicuramente non il risultato che volevamo, è un punticino che in questo caso è veramente ino, però questi siamo in questo momento. Cosa è cambiato, diciamo, rispetto all'anno scorso? A parte il campionato, che è più difficile. Ma guarda, sicuramente il campionato è più difficile, vabbè. Noi abbiamo fatto un po' di cambiamenti sicuramente anche nella rosa, in questo momento non siamo quelli dell'anno scorso, qualitativamente non siamo quelli dell'anno scorso, a livello di personalità ci sono dei difetti che sono rimasti, sicuramente in questo momento ci manca anche un po' di fiducia del risultato positivo. Magari abbiamo fatto delle buone gare, non abbiamo raccolto quanto pensavamo di meritare, ma questo non deve essere assolutamente un alibi. Partite come quelle di oggi devi portarle a casa, devi portare a casa i tre punti, non lo fai e quindi poi magari l'autostima si abbassa. Chiusa questa partita, si pensa alla prossima a Bucchianico? Sì, la prossima andiamo a Bucchianico. In questo momento veramente tutte le partite sono molto complicate per noi, è un periodo duro
Però sicuramente andremo a fare la nostra partita, cercheremo di riprenderci quello che volevamo ottenere oggi e non abbiamo ottenuto. Siamo con il capitano del Real Casale, Biagio Dell'Osa, un commento su questa partita. Ciao, buonasera. Un commento: primo tempo malissimo, abbiamo fatto una brutta partita, sembrava che noi eravamo noi in mezzo al campo, anche per merito del San Vito. Poi il secondo tempo siamo rientrati con un altro piglio, abbiamo fatto il gol del pareggio e comunque alla fine è un buon punto, perché pareggiare su un campo così difficile non è facile, ce l'abbiamo messa tutta ed è arrivato questo buon punto e ce lo portiamo a casa. Terzo risultato utile consecutivo, diciamo, vi siete rimessi in carreggiata dopo l'inizio stentato? Sì, assolutamente sì, fa morale, però non abbiamo fatto niente, il campionato è difficilissimo e sicuramente tre risultati utili sono arrivati perché c'è l'impegno e tutto quanto, però non abbiamo fatto nulla e dobbiamo rilavorare da martedì sempre al campo e pensiamo già alla prossima partita che ci abbiamo a Bacigalupo Vastomarina, difficilissima, però ce la metteremo sempre tutta come ogni domenica.